Sì, nell'ambito della festa nazionale della funzione pubblica CGIL, qui a Salerno, abbiamo deciso di fare una serie di dibattiti sulla condizione dei servizi, delle retribuzioni dei lavoratori, del funzionamento della pubblica, retribuzioni dei lavoratori, del funzionamento. Questa mattina è una tavola rotonda sul salario dei lavoratori pubblici, che noi diciamo essere ancora un diritto e non una concessione, non un privilegio, non un favore. E quindi sulle condizioni attuali, retributive dell'impiego pubblico, del lavoro pubblico, stiamo riflettendo, ma vorremmo anche ragionare sulla prospettiva futura, sulla possibilità che cioè il diritto ad una retribuzione adeguata anche per il lavoro pubblico possa essere esercitato in questo paese. E abbiamo un tavolo interessante perché insieme a noi stanno discutendo di questa questione rappresentanti del governo e rappresentanti dell'autorità negoziale, parliamo appunto del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'ARAN. E quindi in qualche maniera un'interlocuzione che può risultare interessante per capire che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, su questa questione. Modificare questo DPR. Naturalmente con la licenza di avviare il confronto con i sindacati sulla parte normativa del contratto. Ai sindacalisti dell'FP chiedere appunto cosa rispondete a questa apertura e se vi convince, mentre invece i sindacati vi ricordano che nessun tipo di negoziazione, nemmeno quella della parte normativa. Se vogliamo iniziare con una frattura. Grazie Guido, base credo più adatta, dichiarazione di aprire un confronto fermo, ma un confronto con delle pregiudiziali così forti, una è quella legata al blocco salariale, rischia di rimanere solo una semplice dichiarazione di intenti facciale. Noi oggi in questo dibattito, diceva in premessa Salvatore Chiaromonte, diciamo, noi sosteniamo appunto che il salario non è un favore niente. Tra l'altro, nei recenti dati ARAN, e non solo, diciamo, fanno emergere in maniera chiara e inequivocabile quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Per brevità di tempo, parlando anche una platea, un po' di addetti ai lavori, molti sono dipendenti pubblici, ovviamente. Da brunetta in avanti ci sono tre grandi.